Sono un breve saluto, stasera il sindaco Falconieri per impegni già presi non può assistere a questo incontro importante perché è fuori Italia. Comunque noi già da stasera siamo pronti a mettere a disposizione Melissano per attivare il discorso che il comitato unitariamente vuole portare avanti. Sicuramente lo faremo pure a Melissano, invitando le associazioni, perché oggi le associazioni, oggi un'amministrazione non può parlare per sé, bisogna coinvolgere i cittadini e le associazioni e valutare attentamente ogni passo che si farà. Grazie a tutti e buon proseguimento. La parola ora al dottor Coronese, il quale ha condotto degli studi, delle ricerche riguardo proprio questo progetto di fusione. Egli stesso l'ha definito intelligente e quindi vedremo perché. Salve a tutti, sono Danilo Coronese, faccio il sociologo e sono, ahimè, il portavoce di un gruppo sempre più numeroso di ragazzi, come mi definisce la mia amica Francesca, che si chiama Diversi per Passione. È un laboratorio di idee, una fucina, insomma, per creare e per proporre delle soluzioni creative, nuove, per il benessere della collettività. In queste riunioni che abbiamo fatto è venuta fuori l'idea della fusione dei comuni, come credo, una delle, o l'unica occasione di crescita per un territorio che ormai, come tutti gli amministratori ormai sanno, faticano un po'. Anche per gli scarsi diciamo, ritorni erariali, cioè le scarse economie che vengono ad avere a disposizione. Quindi l'obiettivo di fondo è quello, come dire, di ottimizzare le risorse. Io adesso descriverò in modo statistico quasi, faccio una fotografia di quello che abbiamo sott'occhio. Posso solo dire a seguito del sindaco di Daviano che la popolazione è pronta, anche perché quotidianamente superiamo i confini istituzionali senza nemmeno accorgerci quasi. Proprio oggi sono venuto a Daviano 4 volte per organizzare questa riunione senza accorgermi che ho superato dei confini istituzionali che sono solo istituzionali, non mentali. Io ho il parrucchiere di Alliste, vado a cena a Feline, quindi mi trovo perfettamente integrato in una comunità, a differenza di altre situazioni che come dire, hanno portato alla fusione, penso alla Lamezia Terme, dove le realtà erano molto distanti, anche topograficamente parliamo di distanze notevoli. La nostra realtà è topograficamente molto unita e abbracciata, quindi i confini sono quasi irrilevanti dal punto di vista proprio fisico. Fatta questa premessa, la fusione intelligente, l'abbiamo chiamata intelligente proprio perché ci rendiamo conto che un territorio debba pensare in modo nuovo, diverso. E uso questa frase di Einstein che dice la mente è come un paraurti e funziona solo se è aperto. E vi chiedo soltanto di non pensare ai famosi campanilismi, pensare in termini, come dire, nuovi, guardare le cose da prospettive diverse, perché dal punto di vista pratico probabilmente è una delle poche occasioni in cui insomma, questo contesto può crescere, valorizzare se stesso. È chiaro che i campanilismi, se rimangono chiusi in se stesso, possono solo diventare situazioni riflesse assolutamente. Se sono collocate in un quadro più generale, in una cornice più interessante, possono essere valorizzate. In termini di storia dell'arte si chiama anche effetto alone, no? Se io ho una bella cornice valorizzo anche il contenuto. La mente con un paracadute funziona solo se è aperta, quindi vi chiedo solo una disponibilità mentale. Ci saranno 3 momenti, i dati di contesto, i motivi della scelta, perché è importante fare la fusione, l'iter normativo per arrivare alla fusione e la sintesi in termini di obiezioni. Allora, i dati di contesto, chi siamo? Una fotografia statistica di vari paesi. Passiamo da una superficie, la città nuova avrà una superficie di 81.000 km quadrati, una popolazione che va da Alliste Feline di 6.000
81, scusate, con i numeri nuovi che, perdonate, chiedo scusa, 81 chilometri quadrati, siamo a Los Angeles quasi, con una popolazione complessiva che va intorno ai 37.000 abitanti. Come diceva il sindaco di Italiano, diventeremmo, una situazione post-fusione, diventeremmo la prima città dopo Lecce, a San Bernardo, che è di 32.000 abitanti. Questo è che, faccio riferimento ai dati Istat del 2009, passiamo dai 6.700 abitanti di Alista Felline fino ai 12.006 di Daviano. Mi sembrava un dato interessante quello di riferirvi del reddito medio. Il reddito medio va dall'Iste di 5.300 euro fino a Daviano di 6.000 e rotte. Non l'ho messo come grafico, ma in realtà molto simili, contesti con popolazioni maggiori dove attraggono molti più finanziamenti, capacità di valorizzare se stessi, i redditi aumentano quasi sempre del 30%. Allora, anche questa è una curiosità, mi interessava condividerla con voi. Dal punto di vista proprio della topografia, vi faccio un riferimento in modo arbitrario, come detto a Ragale, al centro, come municipio. La distanza tra i municipi, cioè le case comunali, vanno da 1,4 km di Alliste fino ai 3 km e rotte per quanto riguarda Melissano, quindi immaginate, insomma, situazioni molto diverse in città molto più articolate, insomma, dove le case comunali hanno una distanza maggiore. Se sono troppo veloce non posso dirlo. Anche qui dal punto di vista topografico notate che sono quasi intersecati, cioè è un territorio quasi che si incastra uno nell'altro. Distribuzione percentuale del territorio per i comuni, anche questo è un dato che secondo me è interessante, prendo 100, Taviano riveste il 26%, Alliste e Felline il 29%, Ragale il 30%, Melissano il 15%. Ovviamente quello che vi sto dicendo non può essere esaustivo, è solo una fotografia dell'esistente. Ci stiamo organizzando in termini di commissioni. Le commissioni poi studieranno e produrranno dei documenti che supporteranno poi tutto l'iter burocratico per arrivare poi alla fusione. È ovvio che stiamo dando soltanto le grandi linee, quello che secondo noi sono dei dati interessanti. Non ho l'intenzione di vedere gli sviluppi, ognuno di voi può immaginare quali ricadute a cascata ci saranno per la fusione dal punto di vista democratico, sociale, economico e quant'altro. Con chi ci confrontiamo, ognuno che ha degli interessi particolari per diversi settori ci dice: ah, ma si può fare anche questo, ma si può fare anche quest'altro, dal punto di vista sociale, dal punto di vista della razionalizzazione delle risorse, può essere interessante. Allora, vi faccio vedere un grafico credo interessante. La città nuova, la chiamo arbitrariamente la città nuova, ma così per individuarla, diventerà la prima città dopo Lecce, con 37.000 abitanti, a seguire ci saranno Nardò 31, Galatina 27 e così via. I motivi della scelta intelligente. Perché la fusione? Prima di tutto perché conviene, l'ha accennato prima il sindaco di Taviano. Faccio riferimento all'articolo di legge, ma per 10 anni, solo perché una comunità decide di fare una fusione, riceve un contributo straordinario del 20% dei trasferimenti erariali complessivi attribuiti ai singoli comuni. Quindi avremo, solo perché abbiamo fatto una fusione, un contributo straordinario per 10 anni. Io non sono un economista, sono un sociologo, non è che mi piace moltissimo, però è un dato oggettivo sul quale non è che si può molto discutere. Vi faccio soltanto, sempre in seguito della fotografia complessiva, i dati certificati del consultivo 2009, il mio amico Tonio Palma me l'ha gentilmente passati. Il riferimento è: i trasferimenti statali nel 2009 sono stati 1.600.000 per Alliste Felline, fino a Ragale per 2.400.000 euro, per un totale di 7.500.000. Questo è il grafico con, sempre in riferimento al consultivo 2009, con quel contributo pro fusione
che a mi pare, anzi è ad oggi, 1,5 milioni di euro. Cioè una comunità che solo perché fa una scelta di fusione ha a disposizione per 10 anni 1,5 milioni di euro da ogni anno, 1,5 milioni di euro a disposizione per servizi, per quant'altro, per l'asilo nido e quant'altro. Credo che sia una cifra interessante. Perché è importante? Perché conviene, perché si risparmia. Immaginate, l'ha già accennato il senatore italiano, risparmi per il comune, una giunta comunale, un consiglio comunale, un ufficio di segreteria, un ufficio tecnico, i servizi sociali, un'anagrafe, una ragioneria, un comandante della polizia municipale, un revisore di conti, un magazzino, il comando di polizia municipale. Ovviamente tutto questo libera luoghi, non 3 sedi, 3 luoghi che possono essere utilizzati per altri fini. Razionalizzazione del personale e pensionamenti, qui non stiamo parlando che la fusione può, stiamo dicendo che la fusione porterà licenziamenti e quant'altro, però la razionalizzazione e i pensionamenti ne consegue una riduzione di spesa sempre secondo dei dati del Ministero dell'Interno del 2009 di circa 1,5 milioni di euro. È un esempio, spese per organi istituzionali, quindi la spesa della politica, come vedete il totale è di circa 699.000 euro. Anche qui le spese per gli organi costituzionali, prevedendo un risparmio di spesa, cioè non avendo 4 sindaci, 4 giunte eccetera eccetera, immaginiamo che ci sia una spesa per la politica, diciamo, per i costi della politica e dei revisori del 50%, quindi 349. Adesso mi annoio un pochino con i dati, però credo che siano indicativi un po' di delle cose che ci sono, perché sono oggettivi. Si genera circa 1,8 milioni, insomma, nella sostanza, economie di spese, c'è 1,5 milioni di euro a disposizione. Più una stima del 20% di contributi, parliamo nella sostanza di 3 milioni di euro che la popolazione ha a disposizione per servizi, che è un dato oggettivo, che è difficilmente contestabile, che è interessante. In situazioni di complessità, di scarsi riferimenti, scarse risorse economiche, 3 milioni di euro per una comunità diventa un dato interessante. L'abbiamo chiamata la filosofia di Uno, fa riferimento a una zona industriale. Qui non si fa riferimento che bisogna spostare le zone industriali, ma razionalizzarle, no? Avere una pianificazione ampia, sempre nella logica della cornice ampia, probabilmente permette anche di valorizzare quelle che ci sono. C'è una massima di Einstein che dice: se vuoi andare in bicicletta, muoviti. Credo che sia una metafora adatta, che significa anche non muoversi in bicicletta, significa anche coordinare le forze, coordinare i movimenti. Quindi la logica è una zona industriale, un PUC, come diceva prima il sindaco, un programma commerciale, una fiscalità, un sindaco. Ovviamente quel consiglio comunale diventa un luogo di proposta civile e sociale e non di interessi particolareggiati. Ci saranno una omogeneità dei processi decisionali e amministrativi. Il mio amico Roberto diceva, faceva un riferimento a proposito del pronto soccorso nelle marine, no? Dove insomma prima è nato un pronto soccorso su Rapale, poi insomma ne hanno fatti 4-5 per tutta la litoranea e poi tutte non funzionavano perché funzionavano solo per 2 ore. Un pronto soccorso che funziona per 2 ore non ha molto senso. È chiaro, omogeneità dei processi decisionali significa anche coordinare questi aspetti. Quindi servizi omogenei, sviluppo urbanistico, gestione dei rifiuti. Una gara dove c'è un ente che interfaccia con un'azienda, quindi può ricavare una serie di vantaggi anche in termini di gestione dei rifiuti. Economia e turismo, immaginate che siamo, se non sbaglio, la costa, una delle coste più lunghe della Puglia, andiamo da Gallipoli fino a San Giovanni, quindi dal punto di vista della proposta turistica diventa anche qui
una situazione interessante. Pensate anche a, in termini di marketing turistico, la capacità di organizzare eventi, eccetera, eccetera. L'edilizia scolastica, perché no? E il controllo del territorio. Questo ovviamente ognuno di voi si può fare un'idea, io do soltanto del, siamo catalizzatori di una riflessione, non abbiamo la presunzione di dire tutto, stiamo dando soltanto del là, il là per poter discutere negli ambienti di socializzazione, questa è una serie, saranno una serie di riunioni itineranti, siamo a disposizione anche per, quindi, per confronti che non siano necessariamente vicini a questa posizione. Un pensiero particolare vanno, li ho definiti i cittadini delle terre di mezzo, facendo riferimento un po' a un romanzo famoso, i residenti ai confini, ce ne sono tantissimi, ce ne sono tanti che pagano la spazzatura, la sala da pranzo pagano una tariffa e che ne so, la cucina con una tariffa diversa, quindi ce ne sono tanti che sono in situazioni problematiche, addirittura ci siamo in una condizione che si sentono cittadini di serie B, o meglio, si sentono particelle catastali per i tributi, perché poi vivendo proprio ai confini non hanno, diciamo, quell'agevolazione, quell'attenzione, quei servizi che un cittadino di serie A può avere. Mi sto annoiando? L'iter normativo per arrivare alla, alla fusione. Ovviamente ogni singolo consiglio comunale si deve pronunciare a maggioranza per l'istituto del, del referendum, cioè il consiglio comunale a maggioranza si, si pronuncia e dice ok al referendum. Il secondo passo è il referendum vero e proprio, dove ci deve essere per la validità della maggioranza più uno, quindi la validità del referendum, ma all'interno del referendum ci deve essere la maggioranza più uno. Fatto questo passaggio c'è la comunicazione alla prefettura, provincia e regione, se non ci sono difficoltà risolta, l'iter è chiuso. Mio amico diceva, Salvatore, che c'è una fase di passaggio, è quella di una forma di commissariamento per arrivare poi alla razionalizzazione, diciamo, degli aspetti pratici, però questo, diciamo, è troppo presto per avanzare. Ovviamente sintesi, fusione significa più risorse, meno costi, più democrazia, una fiscalità, una zona industriale, un po' ripeto un pochino. Quindi fusione in sintesi, maggiori risorse, minori costi, efficienza e sviluppo. Faccio riferimento alle obiezioni che abbiamo incontrato, vi anticipo un po' quelle che possono venire nella testa in ognuno di voi, comunque potete confrontarvi sulla realtà. Qualcuno vi dirà che è una proposta ridicola, vi anticipo un po' quello che abbiamo già sentito. Sì, ma chi farà il sindaco? Un sogno lontano, insomma. Sono tutte obiezioni che più o meno abbiamo trovato, con le quali ci siamo confrontati, insomma, che forse è il caso di... crediamo soltanto una, quella era, ho usato un occhiale con una visione unica, speriamo di avere una visione 3D rispetto alla proposta che stiamo facendo, perché solo avendo la prospettiva riusciamo a vedere esattamente quali sono le ricadute pratiche della fusione sul territorio. Ovviamente i punti deboli sono il campanilismo, l'abbiamo già detto, io credo, noi crediamo che i cittadini sono pronti, viviamo, abbiamo un sistema di relazioni già che di fatto, dove è già avvenuta una fusione, ognuno di noi si relaziona con altre realtà immediatamente, quindi è un luogo comune privo secondo noi di contenuti. È ovvio che con la fusione non c'è, non si perdono secondo me i campanilisti, poi il professore Cipriolo ci dirà, diciamo, esattamente quali sono i punti in comune anche dal punto di vista storico. I debiti degli enti fuori meno virtuosi, qualcuno vi dirà sì, ma i debiti di Ragale o chi li coprirà? Beh, in realtà la fusione consente di neutralizzare quei debiti attraverso processi economici virtuosi, ovviamente ci vorranno qualche anno, però diciamo vengono coperti quasi immediatamente. L'organizzazione amministrativa si può prevedere come in tutte le grandi città, uffici periferici di quartiere, perché no, anagrafe, servizi sociali, delegazioni comunali. I fattori ostativi, culturali e tradizionali, qui abbiamo il professore Cipriolo che ci dà una mano, nel senso che
sta coordinando un gruppo di lavoro, quindi una commissione dal punto di vista storico, per poter poi arrivare sempre a quella, a quell'idea di produrre un documento che sia a supporto del, della fusione. Economici e di interessi, difficoltà di pianificare i processi macro e strategie individuali, la crisi dei rapporti consolidati economici fra impresa e politica. Anche questo viene un po' scompaginato, si mischiano un po' le carte. È ovvio che dal punto di vista politico quella dote elettorale all'interno di un sistema, come vedremo, diverso, avranno un peso minore. Un peso minore significa che quella dote elettorale che qualcuno può avere si perde diciamo, nella complessità del sistema, che diventa diverso rispetto a prima. Adesso vedremo come. Una città di 38.000 abitanti può essere sede di un presidio ospedaliero, perché no? Un comando di tenenza dei carabinieri, perché no? Una stazione dei vigili del fuoco, perché no? Un polo di istruzione secondaria, perché no? Questa è la cosa che secondo noi ha una valenza molto importante per le ricadute che ha anche in termini di progettualità politica. Si passerà da un sistema proporzionale al maggioritario, cioè significa che diminuirebbe la forza delle preferenze e il consenso del candidato ha un senso, scusate il gioco di parole, all'interno di un progetto un po' più ampio. Se adesso nelle realtà, piccole realtà, il programma è la seconda cosa, la terza, la quarta, oppure è rilevante, e nella logica del maggioritario ha un'importanza notevole, cioè che cosa, quale idea di città ho, e quindi quelle preferenze all'interno di quelle liste acquisisce un senso diverso. Allora, concludo con una massima, credo pregnante per quello che stiamo facendo. Più persone si avvicinano a questo progetto, più c'è maggiore la probabilità di realizzarlo. Quindi un gruppo di persone che condividono un obiettivo comune può raggiungere l'impossibile. Se è definito l'impossibile la fusione, probabilmente se ci danno una mano siamo più vicini alla meta. Realizzabile a questo punto. Gli avevo fatto solo una domanda chiedendogli perché ha definito intelligente la fusione. È stato abbastanza esaustivo anche con l'aiuto delle slide.